assumere nei termini in cui l'azienda effettivamente poi produca nello stabilimento, quindi non vada poi a, come dire, avvantaggiare qualcuno che ha le strutture vuote, che magari le vorrebbe affittare per delle cifre fuori mercato, che sono poi il problema per cui molti, anche magari giovani, non riescono ad iniziare a intraprendere un'attività perché vengono richieste cifre molto alte. Quindi un ragionamento di questo genere mi sento di dire che si possa fare. Prima si parlava dell'Agnese, per esempio noi l'altro giorno ci siamo messi con l'assessore al bilancio per studiare quali incentivi fiscali limitatamente a quello che può fare il Comune di Imperia può proporre all'imprenditore Colussi per, come dire, cercare di fargli cambiare idea su quello che ha in mente sullo stabilimento. Sinceramente però non è che parliamo di cifre che possono cambiare il destino di un'azienda, però questa volontà moltiplicata nel tempo e poi le cifre diventano importanti. A parte mi verrebbe da dire che di questi tempi comunque sono cifre importanti. Sì, però ripeto, nel caso specifico, che poi comunque è americano, è specifico della niente, sì, però comunque voglio dire i parametri sono quelli, no? Quindi se non si paga X la tappata, si paga X di meno qualcosa, di meno qualcosa. Quindi non parliamo di cifre enormi, però la volontà di affrontare un percorso del genere a fronte di impegni di mantenere occupazione o creare occupazione, credo che si possa fare. L'economia, e soprattutto l'economia reale, si nutre anche di aspetti psicologici, quindi io credo che se c'è la tendenza di un'amministrazione locale a dire beh, io l'impresa che prova a crescere, prova a creare occupazione la favorisco, capisco che poi le cifre non sono cifre esorbitanti, ma è un indirizzo, una tendenza che aiuta, che agevola sicuramente, cioè, che può anche attirare. Sono partite industriali, quindi volevo far capire che non è quello che cambia le sorti dell'azienda, però giustamente l'aspetto psicologico. Esatto. Noi qualcosa abbiamo già... Questa cosa ci tengo a dirla perché poi questo è un ragionamento che spesso si sente fare anche a livello nazionale, si chiama questo non risolve, questo non risolve, questo non risolve, ho capito, ma se noi mettiamo insieme questo, questo, questo e questo, e poi si risolve. Cioè, non vorrei che la logica fosse quella che sfogliando il carciofo non si risolve niente, ho capito, ma poi il carciofo foglia a foglia me lo mangio. Infatti, dicevo, lei ha ragione, tant'è vero che come amministrazione comunale già noi un'iniziativa in questo senso relativamente alla tariffa della Tari l'abbiamo già intrapresa, perché noi abbiamo stabilito che chi farà la raccolta differenziata in un certo modo e farà un corso propedeutico presso il comune per capire bene come mi riferisco agli esercizi commerciali, non ai cittadini, avrà degli sconti in bolletta. Ci saranno due tipologie di merito, nel senso se si fa il corso o se non si fa il corso, avranno due bollini, uno di un colore, uno di un altro, e avranno degli sconti sulla tariffa perché si impegneranno a fare la differenziata come deve essere fatta, perché facendo la differenziata come deve essere fatta a monte poi noi abbiamo un risparmio sul conferimento degli scarichi. Quindi iniziare a leggere la missione comune di Imperia è favorevole e lo ha già fatto in questo senso sulla tassa sulla spazzatura.